Il campionato regionale di equitazione organizzato da FISDIR Lazio si è svolto in una location di eccezione, la caserma dei Carabinieri Salvo d'Acquisto di Roma. Presso il centro ippico del 4 Reggimento Carabinieri a Cavallo, dove sono stati messi a disposizione due campi gara coperti, si sono dati battaglia a cavalieri e amazzoni divisi tra dressage e gimcana. 5 le società laziali presenti, che come sottolinea soddisfatto il numero 1 federale Marco Borzacchini, sono state accolte al meglio nella struttura capitolina. Un evento ben curato che rappresenta solo il primo passo di un'importante sinergia in vista del prossimo campionato italiano. Oggi è stata veramente una bella giornata. Siamo qui presso la caserma Salvo d'Acquisto dei Carabinieri di Roma, dove abbiamo ricevuto un'accoglienza entusiastica da parte di tutti. E questo ci conforta anche per il futuro, perché riteniamo che l'Arma dei Carabinieri sia assolutamente disponibile a organizzare anche i nostri campionati italiani. Questo è molto importante, e se ci riusciremo nel mese di settembre sono certo che riusciremo a fare veramente un grande evento. Tra parentesi, cercheremo di allargarlo anche ad altre nazioni per fare per la prima volta nel nostro paese, per l'equitazione, un concorso internazionale. Sul lato tecnico, la giornata ha vissuto dapprima lo svolgimento delle gare di dressage, in cui dalla base del grado 1 elementare, vinto da Alessandro De Amicis, centro militare equitazione, fino al grado 3 medio, vinto da Anna Zagolin della Ippofarm, si sono apprezzate esecuzioni di buon livello. Nel grado 1 medio, sfida in famiglia tra i fratelli Martini, la spunta Agata su Christian, che si rifarà poi nella gimcana. Completano il quadro le affermazioni di Alessia Picchi nel grado 1 avanzato e di Alexander Vitali nel grado 2 medio. Gare piacevoli anche nel programma della gimcana, che viene aperto dal percorso del grado 1 e grado 2 elementare. Nel primo si impone Christian Cruciani del centro militare equitazione, che migliora il secondo posto dello scorso anno superando Pietro Del Prete della Io il Cavallo e Luana Belardinelli della Ceres, mentre nel secondo vince il compagno di club Alessandro De Amicis, anche lui in sella Lis, davanti a Leonardo Papitto Ceres e Francesco Tramontano Io il Cavallo. 8 gli elementi da affrontare al passo nel grado 1 con l'inserimento del trotto nel grado 2. Nel livello medio, grado 1 e 2, vengono aggiunti ulteriori 2 elementi, tra cui una barriera. Nel grado 1, Katia Duranti, Io il Cavallo su Sandokan, precede il compagno di squadra Massimiliano Lughi e Alessia Picchi del centro militare equitazione. Nel grado 2 medio, Alexander Vitali su Edison pone il vestito del gruppo sportivo Ceres davanti ai fratelli Martini, con Christian secondo a precedere Agata. Nel grado 3 medio, difficoltà elevata anche rispetto allo scorso anno, con la presenza di ben 3 salti contro i 2 del 2014. Palcoscenico e applausi per Alberto Treppiccioni dell'Ares di Ceprano su Drago, con una media giudici di 99,67 e una percentuale del 66,45. Questa prestazione fa ben sperare per il prossimo impegno nazionale di settembre, quando assieme al bravo cavaliere saranno impegnati tanti altri atleti del Lazio per dare continuità a quanto osservato a Bari. Il campionato regionale di equitazione, decimo appuntamento del ricco calendario di FISDIR Lazio, congeda gli atleti da questa prima parte di impegni, chiedendo un ultimo sforzo ai nuotatori agonisti attesi dal campionato italiano assoluto di nuoto in programma a Lucera a fine giugno.